Nicolas, siamo alla vigilia della semifinale con Scauri, l'unica squadra del girone C capace di qualificarsi vincendo fuori casa, sovvertendo il fattore campo, una squadra dal grande potenziale offensivo. Che tipo di serie ti aspetti adesso che si giocherà al meglio delle 5? Mi aspetto una serie combattuta come tutte, no? Come è stata il quarto di finale. Nessuno, arrivati a questo punto della stagione, nessuno ti regala niente, quindi no, da parte nostra non dobbiamo farci sorprendere dal loro entusiasmo, dalla loro voglia, e che vengono da un quarto di finale giocato in maniera quasi perfetta, perché sono andati a vincere fuori casa la prima, giocando molto bene il primo tempo, e poi hanno resistito anche la pressione di Palermo nel secondo tempo e hanno portato a casa una serie molto difficile. Quindi da parte nostra la massima attenzione e cattiveria agonistica che serve in questo momento della stagione. Hai già anticipato più o meno un dato importante: Scauri ha vinto a Palermo partendo 24-8 nel primo quarto, il che significa che bisogna approcciare subito nel miglior modo possibile alla gara 1 della serie, con una grande prestazione difensiva, quella che si è vista soprattutto nel secondo tempo di Empoli. Sì, l'approccio è importantissimo, ma tocca anche essere consapevoli che noi siamo una squadra lunga e quindi possiamo allungare l'intensità per 40 minuti, e questo deve essere un valore aggiunto per noi, e lo dobbiamo dimostrare in questa serie qua, che si gioca al meglio di 5 partite, quindi questo sarà un punto di forza per noi. Perché rispetto alla squadra della stagione regolare, già nel girone di ritorno Scauri ha cambiato qualche cosa: non c'è più Svoboda, non c'è più Bertoldo, in più c'è Santiago Boffelli, una squadra che ruota sette uomini e mezzo. Quanto può essere importante la lunghezza, la profondità della panchina dell'Eurobasket, quella che si è vista anche e soprattutto nel secondo tempo di Empoli, dove anche chi ha segnato di meno è stato sempre pronto, con intensità mentale, con concentrazione, a portare a casa una battaglia che è servita a vincere una seconda volta su un campo non facile e soprattutto a chiudere 2-0 la serie, così come hanno fatto gli altri tre qualificati per la semifinale. Sì, si è visto la partita a Empoli, che nel secondo tempo siamo arrivati ai minuti decisivi con più energie, diciamo, rispetto a loro. E quindi, come dicevo prima, è un punto di forza nostro. Adesso, queste ultime due settimane, siamo tornati ad allenarci tutti insieme e stiamo crescendo piano piano. Sappiamo che abbiamo commesso degli errori che non dobbiamo commettere se vogliamo continuare avanti in questi playoff, però credo che l'abbiamo giocata questo quarto di finale che è passato con la giusta mentalità, e quello che verrà continuerà così.